Rome, the city of La Dolce Vita, where good food and good company go hand in hand. Four friends, who've just flown in from Cairo, are planning a get-together that evening. But they may have just hit a snag. The Sergeant Major of the Guardia di Finanza. The first friend's suitcases are checked for banned goods, like drugs, weapons, and meat. Questo è un pollo surgelato così, non si può. Questo tu lo mangiavi stasera. Questo è tutto, abbiamo gente da mangiare stasera, amici, Quando vai al supermercato, come li trovi i polli? Sempre girati così. No, non li trovi surgelati. Lo stanno chiusi dentro l'involucro. Ma che se ne va? E là pure è chiusa dentro quasi 10 buste. The young man doesn't seem to have learned the first rule of customs. Never argue back. Quando io apro la valigia, ok, tu devi stare qua e devi guardare quello che io faccio. Tu devi guardarlo, ok? È un tuo diritto, non è che te ne puoi andare. After this telling off, the passenger toes the line. For now, at least. Fa sempre pollo, vero? But he can't help himself. He starts picking another fight. Ti ho già detto che c'è qua pollo. Ma non è che non mi fido. No, perché quello... Ti spiego una cosa, perché questa non è roba mia, capito? Non è roba tua. The youth gets his second customs lesson of the day. Tu stai portando questa valigia, quello che sta dentro la valigia quella è tuo. Questa non posso portarla? No. Ora sento la tua casa, la puoi portare. Per me non la puoi portare. The passenger protests a little too much. Perhaps he's concealing more than just chicken. Prendi gli altri bagagli, per favore. Come da quanto con questa legge che cammina così? Sempre stato. Sempre stato. La carne così non si può portare. Si può portare il pesce secco fino a 20 kg. Dammi anche l'ultima valigia. E scusa, allora domanda, perché ti porti i polli cucinati? Dimmi. Siamo sicuri che il nostro. Ah, siamo sicuri che. Da casa nostra. Ma mica che cosa che sappiamo, che cosa come ammazzare, che cosa d'altro. Certo, del supermercato. Ma infatti tu non devi essere sicuro di me. Unfortunately, this chicken dinner is going in the bin. Abbiamo sequestrato il cibo perché aveva almeno tra i 15 e i 20 polli. Una decina erano ancora da cuocere e surgelati. Gli altri addirittura erano già cotti. Loro ovviamente hanno dichiarato che si sarebbero mangiati stasera. Però, come al solito, potrebbero essere venduti o mangiati da loro. Io dubito che loro stasera li mangiavano tutti quanti loro. Secondo me sarebbero finiti sicuramente in qualche rosticceria. As the Sergeant Major continues his search, he spots something else that could be a customs violation. Questo? Due sigarette. Due sigarette. Quindi c'hai quattro sigarette. Ok. Prima ti ho chiesto quante sigarette hai. Perché veramente non se ne ha messo in me. Quelle non sono mie. La valigia è tua. È tua questa valigia. Quando tu porti le valigie, quello che sta dentro le valigie è roba tua. Se qua dentro ci sono i vestiti, sono i tuoi. Se qua dentro c'è il pollo, è roba tua. Se c'è la droga, è roba tua. Se ci sono le sigarette, è roba tua. These customs lessons appear to be falling on deaf ears. Una sola stecca puoi portare, neanche questo sapevi? The passenger is bruising for a fight. Ha buttato l'alba di mangiare e mi lascia la sigaretta a me. Una te ne lascio, come è previsto. Aveva solo quattro stecche di tabacco, anche se me ne aveva dichiarate due. E quindi tre gliele abbiamo sequestrate, gli facciamo la sanzione amministrativa e una gliela diamo. Mi dai l'altro bagaglio, per favore? Dove sta? Però, molto dopo, però come posso buttare così? Non le butto le sigarette, ti vengono sequestrate. No, non le butto, sequestrate. The young traveller seems to have finally learned one of the lessons of the day. There's no point arguing with customs. They have the law on their side. Scegliene una. Mo buttate queste qua. Un amico tuo gli fa la telecamera se lo fa. Quale vuoi prendere? Italia può entrare una stella. Quale vuoi prendere di queste quattro? Questa rossa, questa bianca, scegli. Quale è una? Il problema è che non sono mie veramente. C'è la roba da mangiare. The young man is really testing his patience. Quale vuoi allora, quella rossa o quella bianca? Quella rossa, va bene? Allora, adesso puoi chiudere le valigie e metterle giù. Non c'è nessuna sanzione penale, però pensa se vengono rivendute al ristorante. That could have been deadly. Food poisoning kills around 4,700 people every year in Europe. 14 kg e 3.
chiudo qua, Però io sfido chiunque a mangiarsi un pollo che è stato diverse ore in valigia, soprattutto surgelato o cotto chissà quante ore fa. Mi devi dare un cinale, che mangio questo qua. Tu They explain how the passenger can authorize a friend to pick up the cigarettes and take them back to Egypt. He'll still be fined, however, for breaking customs regulations. And it looks like tonight it's takeaway on the menu for this group of friends. Al menos va a haber tres personas que van a venir a recoger los cocos. At Barajas Airport in Madrid, the Guardia Civil is about to launch a sting operation after receiving intel about a shipment of coconuts. They suspect the fruit contains drugs and have laid a trap for the smugglers in the cargo area. It's a delicate operation. One false move and they could blow their cover. A few minutes later, a car arrives with two men inside. It looks like they're waiting for someone. And right on cue, a white van arrives. To the casual observer, this looks like an everyday pickup. But if the intel is right, these three accomplices could be about to hand over more than €1 million worth of illegal goods. So far, the suspects and their canine sidekick don't seem to have noticed that they're under surveillance. The driver is told where she needs to go and maneuvers the van into position. Then, just as expected, several pallets of coconuts are brought out and loaded onto the vehicle. So far, it's all going to plan. But if the surveillance team want to catch all three criminals red-handed, they'll need to hold tight a little longer. The driver signs for the goods. She's now legally responsible for whatever's inside. That victory dance is a little premature. They're now all about to face the full force of the law. It's all over in seconds. No sé si en el megane hay alguien. En el megane. Officers arrest all three suspects and search them for weapons. They're taken into custody, along with their dog, although the canine accomplice is unlikely to face charges. Now it's time to discover if the shipment contains more than just coconuts. The suspects are brought in. Legally, the civil guard has to examine the goods in front of them, so they can't be accused of evidence tampering. Getting through this batch is going to take a while, and some hardcore power tools. And that bright blue colour indicates it's very pure. The coconuts contain liquid cocaine. Smugglers sometimes impregnate other items, like clothes or wooden doors, with this form of the drug in an effort to avoid detection. Though it's not worked today. This is methodical work. All 110 boxes have to be emptied.